Progetto Parole di Mezzeria che per anni ha valorizzato, portato turisti diciamo, con una formula slow, culturale e di amore per il paesaggio e per le strade che lo collegano nei posti più belli delle aree interne della nostra provincia, diciamo, rinasca e risorga dopo alcuni anni nella Riviera del San Bartolo, questo territorio che abbiamo ereditato e che abbiamo la responsabilità di conservare, ma anche di valorizzare dal punto di vista turistico in maniera responsabile e di livello. È una manifestazione come questa che lega parole scritte, un po' anche la poesia della parola scritta col gessetto sulla strada, ma anche il coinvolgimento di poeti, di artisti, di momenti teatrali veri e propri. Credo che sia il modo migliore, specialmente di questi tempi, per una politica di iniziative culturali all'aria aperta, in spazi aperti, quindi anche in situazioni, diciamo, antiche ma attuali per quello che riguarda i protocolli di sicurezza e anche in generale, diciamo, una tendenza naturale che la gente già dall'anno scorso ha adottato, ritrovato nel cercare spazi aperti per la vacanza, per il relax e anche per vivere il proprio territorio. Parole di Mezzeria parte proprio da questa poetica che invade il territorio, la strada di Mezzeria che collega realmente Gradara con Fiorenzuola, quindi anche due canti dell'inferno, diventa un rotolo di carta sopra il quale scrivere, disegnare o dare libero sfogo alla propria creatività poetica da parte di tutti quanti, chiunque può farlo, basta avere dei gessetti colorati che verranno forniti dall'organizzazione e insieme tornare a comunicare le nostre emozioni con il corpo e con le parole anche. Dunque, il programma si articola su un weekend, venerdì, sabato e domenica, dal 28 di maggio fino al 30 di maggio. Ci sono tre momenti, uno a Fiorenzuola di Fucara il 28, il 29 qui a Gradara con un appuntamento alla Rocca di Gradara e il 30 direttamente sulla strada di Mezzeria, che è il titolo dell'iniziativa e diciamo, il momento clou di tutto l'evento. In pratica è una strada che viene chiusa al traffico e viene riservata ai poeti o all'espressività. Qualsiasi persona che arriva in questo tratto di strada avrà a disposizione dei gessi di dimensioni adeguate per poter scrivere i propri pensieri, le proprie poesie, il proprio messaggio su questo pezzo di strada. Quindi trasformiamo la strada in un foglio bianco per l'espressività delle persone. Naturalmente noi arricchiamo questa iniziativa del 30 con una serie di animazioni che avverranno lungo la strada e si chiuderà proprio la giornata con un concerto di Paci d'Allò e Paolo Bragaglia che chiuderanno l'iniziativa. Il rapporto con la parola che ogni persona ha, quindi un rapporto soprattutto intimo come accade nella poesia, permette poi di elaborare le proprie emozioni, i propri vissuti, quindi ha una funzione umana fondamentale ed è bello poter ripartire e consolidare questo tipo di discorso, quindi questo tipo di rapporto con la parola che è intimo ed è molto diverso da quello che oggi a volte il mercato tende a proporre, per cui direi che è fondamentale, quindi incontrarsi, incontrare diverse istituzioni su questo principio, a partire dai ragazzi, perché poi queste iniziative entrano anche nelle scuole, credo che sia un messaggio di ripartenza veramente importante, perché riparte da quello che se vogliamo è stato più colpito in questo lockdown, cioè il vissuto umano di ognuno di noi. Quindi direi che è il messaggio più bello che potevamo dare insieme.